Benvenuti questa sera, considerato anche il maltempo, e ringrazio principalmente chi è venuto anche da lontano. Ringrazio, in questo momento il sindaco non c'è, però lo ringrazio indirettamente per averci dato questa sala. Io sono Concetta Pizzo, dirigente della SOAT di Palazzo Allegretti, che è un ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Noi ci occupiamo di divulgazione, di assistenza tecnica in agricoltura e di tutto ciò che ruota attorno all'agricoltura, quindi di piccolo artigianato e anche di altro. Anche perché ora, come vedremo, il concetto di agricoltura si è un po' ampliato, non è solo un luogo di produzione, ma anche qualcosa in più. E questa sera abbiamo organizzato questo incontro all'interno della misura 331, che è una misura del PSR, grazie al quale noi possiamo organizzare queste attività, quindi attingere ad alcuni fondi che ci permettono di realizzare queste attività. Questo incontro nasce a conclusione di un corso che si è tenuto presso la SOAT in autunno, tra settembre e ottobre, un corso che era per operatore di fattorie didattiche, nel senso che hanno partecipato delle aziende e che alla fine del corso, dopo aver sostenuto una piccola prova, hanno ottenuto l'attestato come operatore di fattoria didattica. Ovviamente questo non basta per poter svolgere l'attività di fattoria o di azienda didattica, perché poi occorre l'accreditamento in ambito regionale, quindi seguirà un altro iter apposito. E quindi abbiamo pensato oggi di sfruttare questa occasione, proprio perché a queste 11 aziende questa sera daremo l'attestato, questo attestato di partecipazione al corso. Abbiamo pensato di presentare queste 11 nuove aziende che operano in provincia di Siracusa, presentarle alla collettività, e mi è sembrato quanto mai più opportuno presentarle alle scuole, ai referenti che all'interno degli istituti scolastici organizzano annualmente le uscite didattiche. Non conosco il termine esatto. Perché le giovani generazioni, i bambini, a cominciare sin dalle primissime, diciamo, dalla primissima età, cioè dalla scuola dell'infanzia, cioè, c'è questa necessità di avvicinare i bambini a quello che è il mondo rurale. I bambini, si è fatta una statistica che i bambini sconoscono, cioè non hanno mai visto nemmeno gli animali di fatto dal vivo, cioè li vedono in televisione, li vedono nei cartoni, vedono gli animali su Focus, però non si sanno. Molti bambini non hanno mai visto dal vivo un animale di fattoria, quindi è giusto che si avvicinino. Non sanno nemmeno, cioè sono abituati a vedere l'ortaggio, la frutta al supermercato, disconoscono il legame che c'è tra quello che si mangia e l'azienda che produce, e quindi è il nostro compito cercare di noi. Sappiamo che c'è questo legame, ma alle giovani generazioni stiamo facendo perdere questo legame tra la città e la campagna. E quindi è il nostro compito, noi come servizio pubblico, cercare di avvicinare. E siccome il servizio è regolamentato in ambito regionale, quindi in ambito nazionale, ci sembra opportuno anche fare capire quale sia la differenza tra un'azienda o fattoria didattica accreditata in ambito regionale o una semplice azienda agricola, perché una fattoria didattica deve offrire ad una scolaresca un progetto didattico. L'attività didattica non si può inventare, perché deve scaturire da un progetto, diciamo, deve essere un progetto educativo, quindi ci vogliono delle competenze e delle conoscenze anche di tipo pedagogico per approcciare i bambini a quella che è l'esperienza che vivono in fattoria. Adesso io ho finito con il discorso introduttivo,
Faccio un po', parlo un po' della scaletta. Aspettiamo il sindaco per i saluti. Doveva essere qui questa sera il dottore Giuseppe Messina, tuttavia per impegni lavorativi non è potuto essere presente perché si trova in questo momento si trova a Caserta. Ringrazio per la presenza il dottore Lorenzo Punzolo, che è un collega della SOAT di Catania, che anche sfidando il maltempo è qui presente, e ne sono veramente felice. Lui parlerà, c'è stato un errore nella locandina, non è il volo dei bambini, ma è l'esperienza, il ponte dei bambini. È una persona che ha un'esperienza pluriennale nell'ambito delle fattorie didattiche, quindi sicuramente riceverete abbastanza dal collega. Verrà successivamente l'ispettore Giglio, che è il dirigente dell'IPA di Siracusa, che affronterà l'argomento dal punto di vista della legislazione delle fattorie didattiche. E poi volevo che le 11 aziende, non è un comando ovviamente, che si presentassero, queste 11 aziende a cui questa sera daremo l'attestato, si presentassero con una, o semplicemente come azienda, o con una loro, diciamo, con un loro progetto, un ipotetico progetto di fattoria didattica. E poi seguirà un breve assaggio, un'offerta di un buffet, giusto per chiudere la serata. Adesso c'è qualcuno che ha da dire qualcosa? È troppo presto, ok. Vi mostro delle slide perché vi voglio parlare di quello che è la tematica della multifunzionalità. Va bene, allora dicevamo, questa sera abbiamo dato questo titolo a questo incontro, il ruolo delle aziende fattorie didattiche o fattorie didattiche, perché ovviamente c'è una differenza, nel territorio rurale. Allora, ho messo un sottotitolo, multifunzionalità e fattoria didattica, che sono lo strumento di una moderna imprenditorialità per un ruolo formativo, informativo e conservativo in agricoltura. E ci tengo a precisarlo perché l'azienda agricola di oggi non deve svolgere soltanto il ruolo produttivo, ma deve avere un ruolo formativo, informativo e conservativo di quelle che erano le tradizioni non solo dell'agricoltura, ma anche del mondo rurale, della vita contadina e anche artigianale di un tempo, perché appunto queste tradizioni non vadano perse. Il titolo dice l'evoluzione dell'agricoltura. Negli anni il concetto di agricoltura tradizionale ha subito una evoluzione. La tradizionale funzione produttiva ricoperta dall'agricoltura nel campo dell'approvvigionamento dei beni alimentari limita oggi la possibilità del suo sviluppo. Infatti questa funzione, che può essere assolta compiutamente da un numero limitato di aziende, quelle più produttive ed efficienti, marginalizza la parte più numerosa delle aziende precarie e dei relativi addetti. Inoltre, le produzioni alimentari di massa sono disponibili sul mercato globale in grande quantità e a prezzi molto concorrenziali. Perché se noi guardiamo l'agricoltura locale non può competere con l'agricoltura praticata dalle grandi ditte, quindi il reddito non sarebbe diciamo redditiva l'agricoltura. Allo stesso tempo ci sono segnali che indicano nuove aspettative verso il mondo agricolo da parte della collettività, perché la collettività chiede all'agricoltura non soltanto la produzione dei beni, ma anche qualcos'altro.
Quindi, oltre alla funzione primaria di produzione alimentare, alle aziende agricole viene chiesto di operare nell'ambito del sociale, del tempo libero, della didattica, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, nonché della gestione e il controllo delle acque. E quindi assolve a nuove funzioni. Oggi l'agricoltura deve assolvere a funzioni ambientali, paesaggistiche, ricreative, culturali e sociali. E qui in maniera visiva raggruppate così. La multifunzionalità quindi comprende principalmente la funzione produttiva, che deve rimanere comunque principale, ma comprende anche la funzione ricreativa, la funzione paesaggistica e la funzione culturale e sociale. Quindi le molteplici funzioni dell'agricoltura in dettaglio: ambientale, cioè mantenere l'agricoltura deve mantenere la qualità dell'ambiente, è importante perché laddove c'è l'azienda agricola sicuramente ci sarà prevenzione degli incendi boschivi. L'azienda agricola è importante per il mantenimento della biodiversità, è importante per l'erosione, per proteggere l'erosione del suolo come salvaguardia idrogeologica del territorio. Funzione territoriale nella manutenzione del paesaggio rurale e anche del suo valore visivo e culturale. Ogni paesaggio agrario, in funzione della sua territorialità, si caratterizza per una, cioè dal punto di vista proprio visivo, ha delle peculiarità. La nostra zona del Siracusano e del Ragusano si caratterizza per i muretti, la zona del Catanese per gli agrumeti, che visti dall'alto danno un'idea di una sistemazione ordinata del territorio agricolo. E funzione, dicevamo, ambientale, soprattutto nella salvaguardia della biodiversità. Questa foto l'ho scattata qualche anno fa sul Parco dell'Etna. C'è stata una giornata dedicata alla biodiversità, non so se ti ricordi, Lorenzo. Al Parco dell'Etna c'è stata una raccolta regionale di tutte le specie tipiche del territorio regionale. Per esempio, questo stand era dedicato alle pere, e quindi significa le specie che, diciamo, che sono ormai quasi che è raro riscontrare, specie di cui non troviamo presenza nello scaffale dei supermercati, perché appunto sono specie in via di estinzione. E le aziende, fattorie didattiche devono in qualche modo salvaguardare questo patrimonio che potrebbe a breve andare perduto e che non dobbiamo permettere che vada perduto. Allora, funzione economico-sociale, perché indubbiamente l'azienda agricola produce alimenti, ma gli alimenti devono essere di qualità, devono essere sicuri. Nello stesso tempo l'azienda salvaguarda e mantiene il tessuto economico locale e dà vitalità alle comunità rurali, perché se l'agricoltura dà reddito, la popolazione agricola rimane là dove svolge l'attività, e quindi di conseguenza non si ha spopolamento e migrazione verso le zone, verso le città, dove invece non ci sono attività economiche alternative. Altra funzione: prestazione di servizi turistico-recreativi, come può essere l'agriturismo, come può essere la salvaguardia delle tradizioni e dell'identità culturale di una comunità. Ho inserito questa foto, questo è il presepe vivente di Testa dell'Acqua. Mi è sembrato opportuno metterlo perché questa azienda agricola ogni anno cerca di attrarre presso la sua azienda con questa, diciamo, con questo presepe, persone che vengono dalla città direttamente in un'azienda agricola a vedere non soltanto la grotta, ma a vedere, cioè lui ha messo in moto tutta una serie di piccole attività, il fabbro, il falegname e così via, proprio per cercare di attrarre quanto più persone e far vedere anche agli altri quella che era la civiltà contadina di qualche anno fa.
L'origine del termine della funzionalità, della multifunzionalità, questo termine fu coniato per la prima volta nella conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, poi l'OCSE l'ha fatto proprio nel 98 e infine in ambito europeo il concetto di multifunzionalità è apparso per la prima volta nel 1996. Ma fu applicato con il regolamento comunitario 1257 del 99, che era specifico sullo sviluppo rurale e che appunto incoraggiava lo sviluppo di attività di servizio didattica all'interno delle aziende agricole. E poi successivamente con l'Agenda 2000, con la riforma Fischler nel 2003. A livello nazionale invece la legge che a livello nazionale la multifunzionalità trova l'espressione nel decreto legislativo 228 del 2001, detta legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, che ha modificato l'articolo del codice civile. Infatti l'articolo 2135 del codice civile, l'innovazione più importante del decreto legislativo è la sostituzione dell'articolo con la ridefinizione del ruolo di imprenditore agricolo. L'articolo 1 dice: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. È sottolineato perché le attività connesse appunto comprendono tutte queste attività. Per coltivazione del fondo sappiamo che cosa vuol dire, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività volte alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale che possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono invece le attività connesse esercitate dal medesimo imprenditore agricolo direttamente alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alle forniture di beni e di servizi. Quindi entra il concetto fornitura di beni e di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Quindi con questo articolo, oltre alla funzione primaria di coltivazione, di allevamento, entrano le attività connesse, intendendo per attività connesse tutta una serie di servizi, cioè fornitura di beni e di servizi. Quindi il nuovo modello di agricoltura europea qual è? Quindi da non soltanto produttore di merci, ma l'agricoltore diventa anche erogatore di servizi. L'agricoltore infatti è inteso sia nelle sue attività principali, perché comunque un agriturismo, una fattoria didattica deve avere come attività prevalente quella agricola. Questo deve essere ben chiaro, le attività connesse non possono mai essere l'attività principale dell'imprenditore agricolo, appunto per queste sono connesse, l'attività principale rimane sempre quella agricola, cioè di coltivazione del fondo di allevamento del bestiame. Quindi per la prima volta si considera come attività agricola anche la fornitura di servizi per la valorizzazione e la tutela del territorio e del patrimonio rurale. È importante tutelare il patrimonio, ma anche il patrimonio rurale. Non solo la tutela del territorio, ma anche del patrimonio rurale, ci tengo a dirlo. Le attività connesse a quelle tradizionali, ossia la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione, la valorizzazione del territorio, la ricezione e l'ospitalità, sono considerate a tutti gli effetti agricole.
C'è un professore che definisce la multifunzionalità come l'insieme di contributi che il settore agricolo può portare al benessere sociale ed economico della collettività e che quest'ultima riconosce come propri dell'agricoltura. Poi ci sono anche diversi concetti, il concetto della FAO. La FAO attribuisce all'agricoltura prima di ogni cosa la sicurezza alimentare, la produttività, ma la sostenibilità del sistema economico. L'OCSE dice che oltre alla produzione di alimenti e fibre, comunque sani e di qualità, perché la qualità deve essere una prerogativa intrinseca di ogni prodotto, la qualità è qualcosa di... che deve avere già in sé qualunque prodotto. L'agricoltura, dice, può modificare il paesaggio, può contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, conservare la biodiversità, mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare. Questo un po' è quello che vi avevo detto, l'Unione Europea con Agenda 2000, la riforma Fischler e così via. A partire dal 2006 con il regolamento 1698 la multifunzionalità diviene perno dell'orientamento strategico dello sviluppo rurale, utilizzando tutti gli strumenti possibili suddivisi in quattro assi, ma ve li risparmio perché è, diciamo, la struttura dell'attuale PSR. L'approccio dell'Unione Europea si è delineato con l'integrazione tra politica agraria comunitaria e sviluppo rurale. Nell'Unione Europea, quindi, quattro funzioni dell'agricoltura: produzione di cibo, agricoltura che deve essere competitiva nei mercati mondiali, ma anche agricoltura di alta qualità in termini di qualità dei prodotti e di sicurezza alimentare. Funzione ambientale, cioè agricoltura che produce effetti positivi e che invece minimizza le esternalità negative e contribuisce alla sicurezza ambientale. Funzioni rurali, agricoltura che conserva il paesaggio rurale, le tradizioni culturali locali e contribuisce allo sviluppo socio-economico delle comunità rurali. Infine, funzione sociale, agricoltura che contribuisce a migliorare la qualità della vita locale per persone a più bassa contrattualità di estrazione rurale ed urbana. Parleremo poi in dettaglio cosa vuol dire. Quindi, nuova ruralità, quali sono le attività? Funzione educativa e didattica, l'azienda agricola come luogo per apprendere, e infatti parliamo di fattoria didattica, di orti didattici, e il collega più tardi possibilmente accennerà all'importanza degli orti didattici, la galleria, ho fatto degli esempi, la galleria dei frutti dimenticati, le piante della salute, la siepe all'interno di un, il valore di una siepe all'interno di un'azienda, l'arnia e l'avicoltura, lo stagno, il compostaggio, raccolta delle testimonianze, degli oggetti, della cultura materiale contadina, poi gli agrinido e agriasilo che da noi non, cioè ancora non se ne parla, ma già in altre parti del mondo sono una realtà abbastanza presente. Funzione ricreativa, l'azienda agricola come luogo di vacanza, dove la gente va appositamente per un turismo enogastronomico, per laboratori artigianali e artistici, poi funzione ricreativa come ospitalità rurale, oppure agricampeggio, agriturismo e sport sotto forma di trekking e così via, animazione rurale come eventi folcloristici, fiere rurali. Anche in azienda è importante la vendita dei prodotti tipici agroalimentari trasformati, l'azienda agricola come luogo di produzione, per esempio i negozi rurali, oppure oggi vanno molto di moda
i gas, i gruppi di azione solidali che acquistano direttamente in azienda, come vanno di moda i mercatini locali, i mercatini degli agricoltori, dove la gente ha la possibilità di acquistare direttamente dalle aziende. Funzione terapeutica, l'azienda agricola anche come luogo per stare meglio. Anche nell'azienda agricola possono esistere dei centri benessere, un'azienda che fa attività di pet therapy, oppure gli orti terapeutici per persone che hanno delle, anche per anziani che hanno bisogno di sentirsi utile alla collettività, anche, oppure per chi ha problemi di, cioè che ha perso il lavoro. Quindi sono delle attività che in qualche modo aiutano la persona, i giardini terapeutici e così via. L'azienda e infine la fattoria sociale, due settori della società diventano risorsa economica e luogo di socializzazione dove sia la diversità ma anche la disabilità trovano luoghi e relazioni in cui essere protagonisti. Allo stesso tempo l'azienda agricola e le aziende scoprono che l'agricoltura, oltre ad essere luogo di produzione alimentare, è in grado di produrre come valore aggiunto anche relazioni di qualità. E quindi all'interno dell'azienda agricola multifunzionale si possono, cioè c'è la necessità di avere anche nuove figure professionali, ci può essere bisogno del medico, dello psicologo, dell'infermiere, del preparatore sportivo, del cuoco, dell'animatore, del laureato in lettere, dell'insegnante, dell'archeologo che fa lezione di archeologia, di particolari comuniche figure, insomma di esperti in marketing, oltre all'agronomo, al veterinario e così via, o all'operaio. E quindi la multifunzionalità supera quella che è la funzione agricola tradizionale, perché vengono offerti servizi aggiuntivi, perché l'agricoltura diventa a presidio del territorio. Ho messo delle foto. Contribuisce in questo modo alla crescita economica del sistema locale. Le due spinte principali che guidano la crescente richiesta di beni e servizi che provengono dal mondo agricolo sono una maggiore coscienza del valore attribuito alla funzione ambientale e sociale dell'agricoltura e la maggiore preoccupazione per la loro crescente scarsità. Le realtà multifunzionali si stanno indirizzando verso il turismo rurale, verso l'agriturismo, e nuovi esempi sono le fattorie e le aziende didattiche, cioè dei percorsi didattici di educazione all'agricoltura compatibile, alle produzioni di qualità, all'educazione alimentare nel rispetto delle tradizioni, dell'ambiente e della cultura locale. Per esempio, all'interno di ogni azienda o fattoria didattica non dovrebbe mancare un piccolo museo, perché i bambini, i ragazzi devono anche, non si può solo raccontare, ma devono anche vedere e constatare quali erano le attrezzature. Questo era l'aratro, questo per esempio è un... dove si pigiava il vino, non mi viene il... un vecchio palmento ristrutturato. Cosa fanno i bambini nella fattoria didattica? Devono fare un'esperienza dal vivo, cioè non devono solo vedere, non deve essere una gita, ma devono toccare con mano. I bambini devono entrare nell'orto, devono poter impastare, devono poter vedere come si fa il pane, come si fa la pizza, devono vedere l'agricoltore, in questo caso che sta facendo del formaggio, della ricotta, devono svolgere, cioè devono portare a casa qualcosa. Quando ritornano da una gita, un'escursione in fattoria, devono dire: io ho fatto questo oggi, io sono riuscito a capire come poter mettere a dimora una piantina, come faccio a entrare in un alveare.
infatti c'è la, o come dare da mangiare a un animale, o sentire per esempio gli aromi delle piante aromatiche, cose che ormai bambine non... difficile, sentono il profumo, cioè l'odore di un profumo in una boccetta, ma non hanno la possibilità di sentire l'odore di una pianta aromatica, la differenza tra la salvia, tra il rosmarino, tra il tio, cioè i bambini hanno, devono toccare, devono sentire, devono portare a casa un'esperienza diretta. Infatti queste foto fanno capire, fanno vedere appunto delle attività, anche i disabili devono poter, devono essere aiutati a fare un'esperienza diretta, ecco perché all'interno di una fattoria sociale, a maggior ragione, ci deve essere anche del personale che abbia la competenza e la capacità giusta, ecco perché un'azienda didattica deve proporre ad un'associazione o ad una scuola un progetto didattico che sia finalizzato ad un obiettivo specifico, cioè non, l'azienda che si presenta deve modulare il proprio progetto didattico in funzione dell'età dei bambini, del numero dei bambini. È anche importante sapere il numero dei bambini che verranno in un'azienda, perché per fare un'attività diciamo dove i bambini devono poter toccare, un'attività di tipo attivo, non di tipo passivo, è necessario sapere il numero dei bambini che verranno. Bisogna sapere se sono invece dei ragazzi più grandi, se sono dei ragazzi che hanno delle disabilità, cioè il progetto va modulato in funzione dell'interlocutore che verrà in azienda e quindi modificato e adattato di conseguenza. Questi sono alcuni luoghi che pubblicizzano le fattorie didattiche in Italia. In Sicilia questo è il logo regionale, è il cosiddetto galletto, ogni azienda didattica viene contraddistinta da questo galletto, con un numero di accreditamento, perché ovviamente esiste in ambito regionale un albo e quest'albo viene aggiornato annualmente, le aziende accreditate vengono inserite in quest'albo regionale che è possibile visionare, basta andare nel sito dell'assessorato regionale all'agricoltura e vedere quali sono in ambito provinciale, in ambito quindi regionale, tutte le aziende accreditate. L'accreditamento ha una durata triennale, quindi non è detto che, cioè se un'azienda non mantiene i requisiti necessari per essere tale, può avere, la sua attività può essere revocata. Altri esempi di realtà, fattorie sociali, l'abbiamo detto, inserimento lavorativo, formazione per diversamente abili oppure per ex detenuti, per soggetti deboli. Altri esempi sono la produzione di energie alternative, o quale possono essere le energie rinnovabili o le agroenergie. Dicevamo degli asili rurali, degli agriasili con servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi ludico-ricreativi, le ludoteche, dove si svolgono corsi di artigianato, di cultura locale e così via. Assistenza per anziani, comunità di tipo familiare, mamma-bambino, per persone non abili, questo l'abbiamo già detto, pet therapy, orticoltura, eccetera, eccetera. Altri esempi sono l'allevamento allevamento in queste aziende di animali minori, quali possono essere le api, le lumache, gli struzzi, gli animali da compagnia e così via, o la coltivazione di piante officinali, dell'asparago, di frutti minori o dei frutti che sono in via di estinzione. Questa è una foto che ho scattato in un'azienda che coltiva origano nella zona di Cassero. Queste sono foto di aziende che coltivano lo zafferano e questo poi è il periodo della raccolta dello zafferano e così via. Si possono, per esempio, nell'azienda agricola è pensabile anche l'esistenza di una pensione per animali, addirittura cimiteri per animali da compagnia, o all'azienda agricola viene chiesto anche di poter pescare nei propri laghetti aziendali. Si possono realizzare dei siti per l'osservazione naturalistica, si può fare trekking naturalistico e così via.
Allora, quindi la multifunzionalità oggi non è un ritorno al passato, ma è, come dice la slide, un passo deciso verso il futuro. Un ritorno al passato è quando si tratta di una riscoperta della natura complessa dell'attività agricola, non limitata alla mera applicazione di condizioni agronomiche alla sola fase produttiva. Ci si trova nel contempo ad un approccio del tutto nuovo, in quanto il mondo agricolo e l'opinione pubblica nel suo complesso si stanno rendendo conto che quando prima era considerato come un semplice elemento accessorio del momento produttivo, ora invece acquista un'importanza anche autonoma e un valore di per sé. La società moderna è il nuovo patto sociale. Allora, cosa viene chiesto all'agricoltura? Viene chiesto innanzitutto la sicurezza di ciò che si produce, ma anche la tutela del territorio, la tutela del consumatore e i servizi di cui abbiamo parlato, agricoltura sociale o fattorie didattiche. La differenza tra mercato globale e mercato locale. Il concetto di globalizzazione di un certo tipo di agricoltura, cioè produzione di massa industriale di cereali, carne, eccetera, si accompagna a quello di localismo, mercato locale, cioè oggi c'è una sorta di il consumatore attento. Non vuole più il prodotto di massa, il prodotto dell'industria, ma vuole il prodotto che è legato al suo territorio, vuole conoscere la provenienza di quello che mangia. Infatti si va alla ricerca dei prodotti locali, dei prodotti di nicchia. E quindi è necessario, si parla dei prodotti a chilometro zero perché c'è questa necessità, per fortuna, da parte del consumatore di andare a trovare le origini di quello che mangia. Diceva Giovanni Paolo II. La globalizzazione a priori non è né buona né cattiva, sarà ciò che le persone ne faranno. La globalizzazione non è il male, non si autoregola, se governata con nuove regole potrebbe diventare un'opportunità. Non vado avanti. Vi faccio un accenno sull'educazione alimentare in azienda agricola. Della fattoria didattica ne parla il collega, quindi non educare in fattoria. Quando appunto si entra in una fattoria didattica bisogna avvicinare gli ospiti ad una migliore conoscenza del territorio, degli alimenti, della loro trasformazione, della loro storia. Interessante quando la visita in fattoria è un momento integrato di un progetto di educazione alimentare avviato insieme ai insegnanti e anche ai genitori. La peculiarità, come dicevo, si impara facendo, i bambini soprattutto hanno bisogno di un metodo interattivo, un metodo, qui dice metodo induttivo, dalla pratica alla teoria. Ogni attività tende al coinvolgimento sensoriale, quindi i bambini devono poter toccare, devono poter sentire. Sì, devono imparare all'aria aperta, camminando, correndo, giocando, il movimento prima del cibo nelle linee guida di educazione alimentare. L'azienda, la fattoria didattica deve trasmettere le tradizioni e la cultura contadina. Queste foto parlano del pane, delle varie forme del pane in occasione delle feste che sono legate appunto a particolari tipi di tradizione. Devono sapere dove si conservava una volta il pane, cosa c'è dietro al prodotto pane. Cosa comunicare degli alimenti? Un'azienda deve comunicare le proprietà, per esempio se parla di frutta, di ortaggi, dei cereali, del latte, dei grassi da condimento, deve
I prodotti, come dicevamo poco fa, devono essere di qualità, quindi devono essere freschi. Si parla di prodotti a chilometro zero. Dobbiamo parlare ai bambini della stagionalità dei prodotti, dobbiamo parlare anche delle varietà e dei colori, i colori della salute, della cucina e delle ricette tipiche. Le attività che si possono svolgere in una fattoria didattica, attività l'ortodidattico, la coltivazione e la raccolta, laboratorio di analisi sensoriale oppure corsi di cucina, un'animazione finalizzata con giochi, con canti e danze, con poesie, con fiabe, favole e racconti, con teatro, educazione alimentare e cucina tipica siciliana. Sto per finire. La cucina siciliana, come tutti sappiamo, è strettamente collegata alle vicende storiche e culturali della Sicilia, alla vita religiosa e anche spirituale. E noi sappiamo qui a Palazzolo c'è un legame profondo tra, in questo caso con San Paolo, e quindi i pani votivi che riportano determinati simboli, la spiga, la spada, lo scorpione e così via, o durante il periodo pasquale dolci o anche i pani fatti in occasione che ormai sono un ricordo dei nonni più che delle mamme dei bambini, e sarebbe un peccato che andassero perduti. Grazie per l'attenzione, io ho finito. Se avete qualche domanda, altrimenti passo subito la parola al dottore Punzolo. Vediamo un po' di cambiare, e così, perché a me è passata la mezz'ora, per cui non si apprende più. E allora bisogna cambiare un po' e così riprendere l'attenzione. Chi di voi ha una fattoria didattica accreditata? E l'azienda? Agricola Cadler, che ci conosciamo. Altre aziende accreditate? Quindi una sola azienda accreditata. Chi è che è insegnante? Quindi abbiamo quattro insegnanti. Di che scuola? Scuola dell'infanzia, Palazzolo, poi Primaria. Sempre Palazzolo? Poi? Qui abbiamo sempre Siracusa? Infanzia. Per invece chi è che è azienda agricola? Tutto il resto? Che hanno fatto il corso? E gli altri che hanno alzato le mani? Cosa sono qua? Perché sono qua? Per? Coloro che stanno pensando se inserirsi o meno nell'azienda agricola. C'è l'associazione Ampas. Questa associazione qua perché? Perché noi siamo un'associazione di persone con disabilità che miriamo proprio all'inserimento lavorativo, e insomma il contatto con queste aziende agricole per noi sarebbe una cosa di fondamentale importanza, soprattutto per sfruttare questo pet therapy, oppure proprio il contatto, il gioco, i laboratori all'aperto. Siccome non abbiamo avuto mai l'occasione di insomma, incontrare o avere l'opportunità proprio di portare i nostri ragazzi in queste fattorie, oppure abbiamo intenzione proprio di crearne una attraverso la creazione di una cooperativa di tipo B che mira all'inserimento lavorativo di questi ragazzi all'interno di queste fattorie didattiche, insomma dove loro dovrebbero gestire, perché sono ragazzi down, gestire alcune attività e alcune funzioni all'interno di questa piccola azienda. È un progetto a lunga scadenza che comunque ci stiamo lavorando, perché è un'associazione nazionale che qui a Palazzolo è aperta da 10 anni circa, quindi già è avviata, è
e alla sua importanza nel territorio. E quindi insomma volevamo, io è la prima volta che sento parlare, comunque ho avuto l'opportunità di partecipare a questo incontro e quindi insomma per noi è veramente... Abbiamo sentito quindi l'importanza di un'associazione, sì. E ha cominciato a capire che con l'agricoltura e avvicinando all'agricoltura e al mondo rurale possono sviluppare delle potenzialità che insomma in questo momento chiusi in un centro non hanno la possibilità di tirare fuori, ecco. E partecipando alla vita di questa associazione tu hai visto già degli esempi eccezionali, sì. Cioè di recupero di bambini soprattutto con la perpetera, sì. Con il contatto con l'animale, ma anche l'orto didattico. Sì, noi facciamo attività di giardinaggio e ci sono proprio dei ragazzi che loro proprio in contatto con queste, con noi piantiamo dei fiori, ecco, questa, e per loro è di fondamentale importanza, loro hanno questi appuntamenti fissi tipo l'annaffiare, per loro ogni pomeriggio alle 4 già devono uscire fuori, indossare il fiorino per annaffiare, perché per loro è un compito estremamente importante perché comunque sentono quell'oggetto come un oggetto proprio, che lo devono curare e proteggere. E quindi insomma abbiamo visto che otteniamo dei risultati da questa attività. Io ora però volevo anche sentire la scuola, perché questa attenzione alle aziende didattiche? Intanto perché dico un'esperienza empirica sul campo, non sono uscite didattiche così a volte teoriche legate una all'altra, un giorno, è un progetto, è un progetto di vita. Per la crescita intanto un nuovo cittadino che ricordo che ha fatto anche esperatrici anche alla memoria storica del passato e come ha detto prima la dottoressa non veda solo il prodotto al suo mercato, non sappia il processo che sta dietro e poi il contatto va. Noi come azienda abbiamo avuto un'esperienza anche con un piccolo gruppo di ragazzi da 30 anni, ed è stato molto bello, ma ricchezza per noi oltre che per loro. Quindi abbiamo il mondo della scuola, il mondo dell'azienda agricola. La scuola ha capito che è importante, alcuni elementi li abbiamo già detto, educazione alimentare, conoscere il cibo, conoscere il territorio, ma è stato utilizzato l'elemento radici. E un insegnante sa molto bene che stiamo crescendo degli alberi molto frondosi perché i contatti, le possibilità che hanno i nostri ragazzi sono tantissimi, i mezzi a disposizione, le conoscenze, le informazioni, e le radici stanno venendo meno. E gli alberi troppo frondosi, senza radici, al primo momento crollano. Fenomeni, tra altre cose, rappresentati anche alle difficoltà poi all'inserimento del mondo lavorativo e quindi anche subentrare, specialmente in adolescenza, una malattia che porta ad avere dei giovani con non giovani, non caratterizzati da entusiasmo, da voglia di fare, di arrivare. E questo è il mondo della scuola che ha la sua problematica e si avvicina alla fattoria didattica per dire nella fattoria didattica può trovare radici del cibo che mangia, radici culturali, valori morali, motivazioni, manualità, esperienza. L'azienda agricola, dall'altra parte, è pronta per una attività che risponda a queste domande? Cioè ha delle competenze? Riesce a parlare con un bambino di 6 anni, di 7 anni, utilizzare le tecniche, il linguaggio che una insegnante ha approfondito, ha tanta esperienza. Io mi arrivo un bambino
una classe una volta all'anno. Ho queste competenze, cioè come se fossero due mondi che possono collaborare, hanno tanti motivi per collaborare, ma ognuno ha delle difficoltà a incontrarsi. Il problema di questa difficoltà a incontrarsi è quello che ha affrontato, sta affrontando questa idea nata a chi ha frequentato i corsi, ma soprattutto il nostro rapporto col mondo della scuola, che è il ponte dei bambini, di cui ora ne parliamo. Alcune mezze didattiche, forse è meglio fare una premessa, dire le cose molto chiare. La scuola, non conoscendo la qualità direttamente della fattoria didattica, spesso sceglie l'azienda dove portare i bambini su indicazioni, pressioni di una terza persona che conosciamo, che vediamo, che ha un interesse spesso economico per portare in un'azienda rispetto a un'altra. Le aziende agricole si stanno organizzando che vogliono fare attività didattica pagando degli intermediari che raggiungono gli insegnanti, perché si incontri, io possa fare affari con l'attività di didattica e le possa entrare nella scuola. Questo meccanismo perverso è un meccanismo che si sta accentuando, perché prima le aziende didattiche erano 50, ora già in Sicilia sono 200. Quindi poi pensate, 200 aziende didattiche che avvicinano agli insegnanti, ognuno con le proprie proposte, per convincere l'insegnante a fare la visita presso la propria azienda. Questo meccanismo non funziona, dobbiamo farlo saltare, non funziona per le scuole, non funziona per le aziende. Abbiamo chiesto alle aziende di fare un percorso di formazione e di riconoscersi dentro una carta di qualità, e quindi si è costituita una rete di aziende agricole che sono aziende fattorie didattiche, ed è la rete delle fattorie educative. Questa rete ha elaborato un progetto che di fatto è un percorso che dice: dalla seconda elementare alla terza media accompagniamo i bambini a conoscere il mondo plurale, quindi in un percorso per cui si valorizzano le peculiarità di ogni azienda, cioè un'azienda olivicola, un'azienda cerealicola, un'azienda agrumicola, un'azienda è nel territorio di Caltagirone, un'azienda dell'Etna, un'azienda nel territorio di Noto, un'altra azienda nel territorio di Messinese. 18 aziende che saranno visitate dai bambini con un stesso modalità di approccio, che è quello che fa capo alla pedagogia attiva, che sono quegli elementi che in parte sono stati detti nelle modalità di approccio. Quindi costruiamo un ponte tra una riva che è rappresentata dalla città e un'altra riva che è il mondo rurale. Pian pianino, in 7 anni, i bambini vengono condotti con la presenza di un tutor, quindi i bambini conoscono per 7 anni sempre la stessa persona che entra in classe e spiega cosa prepara i bambini, cosa andranno a fare nell'azienda agricola. Quindi se è un percorso progressivo, per cui la prima tappa che faranno questi bambini sarà legata al contenuto
che voi insegnanti state facendo la seconda elementare. L'albero, amico albero, è il primo, la prima tappa di un percorso. Avvicineranno un'azienda con un bosco, cominceranno a capire che c'è un nesso profondo tra me e l'albero. Questa scoperta di nessi profondi, per cui io respiro, la mia vita è possibile perché c'è un albero, una pietra di anidride carbonica che mi dà l'ossigeno, e questo lo fa per me, lo fa per i miei familiari, lo fa per il gatto, il cane in casa, ma questo lavoro lo fa con l'emissione di anidride carbonica, e fa la macchina che con papà mi accompagna in azienda, la mamma mi accompagna a scuola. Scoprire che l'albero è estremamente importante per la mia vita. E io Lorenzo, scusate. Benvenuto al sindaco. Ciao. Continuate invece me. E poi dopo una okay. Lorenzo sta parlando dell'esperienza, il ponte dei bambini. Dicevo, è un'esperienza che non ha significato solo per le fattorie didattiche, ma un modo nuovo di operare dell'agricoltura, perché 18 aziende didattiche mettono insieme, fanno un contratto di rete, ognuno è di un territorio diverso, ha culture diverse, e mette a valore la propria diversità dentro un contratto di rete. Nella scuola propongono un percorso di 7 anni perché ci sia questa costruzione di un ponte ideale tra la città e il mondo rurale. Quindi con le insegnanti iniziano un lento avvicinamento di queste due rive del fiume, che è diventato adesso sempre più grande, e quindi il ponte è più impegnativo a essere costruito. Più ci avviciniamo alla città, che sia Catania, che sia Siracusa, sia Messina, più la costruzione è ardua, perché le rive si sono molto distanziate. E allora non va bene più la visita all'azienda didattica fatta in un ciclo sporadica, una visita a sport, ma bisogna costruire con l'insegnante un percorso comune che ha nella figura del tutor, di cui vi dicevo, come un accompagnatore dei bambini in questo lungo percorso. Ci sono tutta una serie di elementi importanti che voi capite come insegnanti, che vengono sono curati. Per esempio, il tutor dà il suo nome e si presenta come compagno di viaggio, che è un ruolo completamente diverso da quello della maestra o dell'insegnante, e quindi si mette al loro fianco. Questo perché chi entra in classe non deve creare confusione con i ruoli. Vi parlavo della prima tappa, amico albero, ma la seconda tappa è intrecciare rami, perché l'albero non è solo una bella cosa perché mi dà vita, ma comincio a scoprire che io con l'albero posso adempiere a dei bisogni. Il bambino comprendere è l'adulto, 2, 3 frutti, 4 frutti alla volta. Poi l'intelligenza magari prende il corpo, faccio così e diventano 8, 10, ma io non so prendere 5, 4. E l'intelligenza, la capacità dell'uomo, che intreccia il ramo per fare dei panieri, e così fa una gran quantità di oggetti. Ecco che con la natura inizia un dialogo. La terza tappa è il morte dell'agricoltura, cioè quando l'uomo, e siamo in, voi mi capite perché siamo in terza elementare, quando loro cominciano a fare la preistoria, vedono quest'uomo che comincia a mettere un semino e diventa coltivatore, la rivoluzione dell'agricoltura.
Ecco che la terza tappa si svolge quella del pendolare, azienda noto. Andranno i bambini a Castelluccio. C'è un'azienda che si trova localizzata vicino a un sito preistorico importante, ecco che valorizziamo Villa del Tellaro. Chiaramente se invece parliamo di Amico Albero, valorizziamo quell'azienda didattica che si trova a Trecastagni con il Querceto, o l'azienda di Mineo che è vicino al, che ha dentro una parte postiva. E ogni attività, siamo in quinta elementare, parliamo dei romani, saremo anche a Paterina e valorizziamo un'azienda didattica di Piazza Paterina che si chiama l'azienda agricola Pernara. Cioè le aziende agricole didattiche non solo fanno un percorso ma si specializzano, per cui sanno che nel fondo dei bambini accoglieranno in quinta elementare i bambini che vogliono toccare con mano ciò che è stato il contenuto in partita a scuola. Si è parlato dei greci, ma i greci in Sicilia dove hanno messo le loro radici? Perché le nostre radici sono molto legate alla presenza dei greci. Quindi in quarta elementare saranno portati in un'azienda a Augusta, azienda Pulino, fa parte della rete di fattorie educative, perché c'è il sito di Legare Interno. Quindi i bambini vedranno e potranno toccare con mano una presenza, per cui a proposito di radici trovare le proprie radici. Ma più che il museo contadino, ne parlavamo oggi, io posso far vivere il bambino l'essere contadino. E quindi l'azienda, l'essere contadino, voi sapete che è stato sempre accoppiato con un animale che è stato sempre il compagno del nostro contadino, l'asino. Quindi un percorso del bambino in compagnia dell'asino, o su quello che dicevamo prima anche sull'omoterapia, questo animale docile, è un far vivere un'esperienza viva di cos'è la vita del contadino. Certo, io ho chiesto tante altre cose che quando si faccia io contadino avvengano in questo percorso. Per esempio, si avvicina nella casa del contadino. Sapete che è una bella scoperta che i bambini fanno? Il contadino non c'ha il gabinetto. Non è tanto la scoperta che non c'è il gabinetto, ma è il fatto che la domanda che comincia a porsi il bambino, dove fa, dove va a finire cacca e pipì? E il pensare che io per il contadino sono una risorsa è una rivoluzione dall'idea che invece è un rifiuto. L'avvicinarsi al mondo del contadino, quindi all'uso sapiente dell'acqua, non trova l'acqua corrente, ma trovava imboccata in una bacinella. È una riflessione su una modernità che deve ripensare se stesso sulla sostenibilità, sul concetto di rifiuto, sull'impiego dell'acqua, sull'impiego dell'energia. E col bambino e con l'insegnante si fa un percorso comune. Quindi si arriva l'acqua agli alberi, agli agrumi, anzi arriverà che il bambino che comincia a diventare di seconda e terza media a fare un discorso molto serio nelle fattorie didattiche di educazione alimentare, fino a fare dei nuovi percorsi del bambino di nuovo in fattoria. Ecco che si è con il ponte dei bambini realizzata una risposta ad un tentativo di far dialogare
ad alto livello qualitativo la scuola con il mondo della cultura. Io ci ho iniziato a lavorare 3 anni fa con 2 classi in maniera sperimentale, l'anno scorso con 40 classi, quest'anno sono 70 classi di 10 scuole diverse che aderiscono al conto del bambino. Arriveremo nello spazio di 4 anni a circa 500 classi che dovrebbero seguire questo nuovo modo di approcciare il mondo della scuola con le aziende agricole. È stato possibile fare perché alcune aziende didattiche si sono riunite in rete e poi una bella rete, perché come vedete hanno aziende molto caratterizzate da indirizzi culturali, da territori molto diversi, ed è bello che il bambino passi dall'Etna a trovare la terra lavica e il vigneto sulla terra lavica a Caltagirone, a Noto, alla mia città. È un esempio di come si può rispondere e si può veramente instaurare un bel dialogo e rispondere alle esigenze di un bambino moderno che deve avere delle radici ben solide e dall'altra parte deve anche riflettere, perché la nostra generazione è una generazione che non ha una vita, non è riuscita o non ha, oggi non ha una vita che è sostenibile per una terra che chiede una previsione del proprio rapporto mio con essa, perché se io continuo a gestire l'acqua in questa maniera, i rifiuti in questa maniera, l'energia in questa maniera, noi non ci siamo. Non ci siamo perché la terra non ci sostiene, non può sostenere questa emissione di anidride carbonica, questi consumi di energia, questi consumi di acqua potabile, perché lo siamo in pochi che abbiamo questo livello di consumi, ma se si allargasse la terra ai nostri consumi non è sostenibile. Vedere il mondo contadino e trovare strade nuove, perché non trascendiamo sulla qualità della nostra vita, ma riusciamo a trovare una via nuova per poter meglio che utilizzare quello che sono le risorse del pianeta. E guardare al contadino e creare questo mondo e questo dialogo è questa via nuova di responsabilizzazione. Un esempio, la carta dell'asino. Il bambino parlando, insegnando, genitori, è una cosa che fa ribrezzo, ma io i bambini ce li faccio camminare su questo terreno soffice che li distingue da un terreno invece, e poi li facciamo camminare. Loro si rendono conto che quel terreno sterile è un terreno fertile perché c'è la cacca dell'asino. Sulla cacca dell'asino è cambiato completamente l'idea che ha il bambino di quello che in città viene considerato rifiuto, a camminare è un fatto non controllato come un terreno soffice, e ha visto che le piante lì crescono e hanno una fertilità che altrimenti non ci sarebbe. Poi la invitiamo a raccogliere, a odorarla, e quella matura, per cui rivoluzioniamo i valori, ma questo lo facciamo con tante esperienze che vengono affrontate con questo rapporto continuo con l'insegnante. L'accenno sul ponte dei bambini è anche l'accenno di un percorso che segue esattamente i nostri contenuti, per cui terza elementare greci, quarta elementare romani,
quarta elementare greci, quinta elementare romani, terza elementare, loro fanno le città dell'acqua. In quarta fanno la città dell'acqua, sì, e parlano degli egiziani e parlano degli assiri babilonesi. Ma sentite, perché si ferma dagli egiziani agli assiri babilonesi quando noi siamo, accanto a noi abbiamo delle città dell'acqua eccezionali, sia su Siracusa, io parlo per me su Catania, attorno a Sinema, e sono conosciute al mondo della scuola e ai bambini. Ma qual è le nostre? È bene che conoscono gli egiziani e gli assiri babilonesi, ma io me ne porto su Sinema. È lì che facciamo amica acqua con i bambini, come lo facciamo con i greci, e la loro presenza qua, come lo facciamo con gli altri, così. Ecco, questo bel dialogo che è il ponte dei bambini, e di cui l'occasione è stata per fare un esempio, è vedere anche domani alle aziende agricole che diventeranno fattorie didattiche, o che vogliamo diventare, mi sembra la strada giusta, quella di operare a fianco in un progetto, essere specializzati secondo le proprie attitudini, e dall'altra parte la scuola che non trova più la pressione di quello che prende un euro se mi portano i bambini da me, ma trova un progetto qualificato, organizzato, un rapporto continuativo che possa legare oggi con gli istituti comprensivi non più limitatamente all'elementare, ma in un ciclo continuo fino alla terza elementare. Grazie. Ci sono domande? Prego. Io sono Rosario Corriva, il direttore del Consiglio di Opera di Cucci. Faccio una domanda, cercando anche strano, diciamo, no? Lei, siccome qui si è parlato di radici, di ponte e di montagna. In questo ponte, ovviamente, che dice la società, la scuola, chi deve venire, conosce un altro tutto, non ho sentito parlare di ciò che c'è l'istituzione, è deputata alla conservazione della conoscenza e avere delle chiare su quello che sono le nostre radici, le nostre tradizioni. E lì è il luogo dove c'è del personale specializzato, del personale che ha fatto esperienze sulle conoscenze, mestieri, il ciclo del grano, il ciclo del luogo, c'è praticamente l'anima della nostra cultura, della nostra identità, del territorio, lì dentro trova conservazione e conoscenza. E allora, secondo me, in questo percorso è indispensabile mettere a sistema quello che sono le realtà che agiscono nel territorio per far conoscere il territorio e per mettere in evidenza l'identità del territorio. Esattamente nel ponte dei bambini, per questo c'è l'assessorato all'agricoltura, ma non per farsi tramite con tutti quanti sono gli altri organismi che possono collaborarci in questa direzione. Io devo portare a Palichè i bambini adesso a marzo. Palichè è un centro, io agricoltura non ne so quasi niente di Palichè, io mi leggo ai colleghi dell'assessorato dei beni culturali, dell'identità siciliana, voi siete esperti di Palichè, siete di storia. Io ho intenzione di fare questo percorso, dialoghiamo, perché ai bambini devo far vivere la vita dei siti in quel sito. E allora tu, se per tuo lavoro, io sono un agronomo e lavoro per l'assessore dell'agricoltura, con te creiamo una collaborazione per creare un percorso per cui il bambino che io lo porto in una grotta dove veniva sepolto, me lo dici come veniva sepolto, cosa aveva
accanto quali oggetti, perché per me sono importantissimi, e loro mi dicono quali erano gli oggetti ritrovati accanto al defunto. Ma il defunto che posizione aveva? Perché aveva la posizione fetale? Qual era il significato profondo di questo elemento? Perché a me serve, perché io al bambino lo farò rimettere in quella posizione con quegli oggetti accanto, perché vivrà, si immedesimerà. Cioè, non è più lo studio del libro o l'insegnante che comunica certe cose. L'aiuto con voi è fondamentale, perché il mosaico, come lo facevano i romani, io non lo so. Allora io come assessore dell'agricoltura creo dei legami con chi è profondo conoscitore di come si faceva il mosaico da parte dei romani, tecniche, materiali, e poi io gli faccio riprodurre nel laboratorio dell'azienda didattica il mosaico al bambino con le sue stesse tecniche. Cerco di essere più chiaro. No, per questo ti dico. Cioè io renderò vivo ciò che da te potrebbe essere morto. D'accordo, d'accordo. Stiamo parlando praticamente, cioè, quando noi vogliamo fare una connessione con fattoria, mondo rurale, paesaggio culturale in generale, paesaggio culturale che include tutti i diversi aspetti della dinamica del rapporto uomo-natura e ambiente. Ci siamo? Cioè, anche se praticamente una scuola bene andrà a visitare un sito, non so, sono state trovate delle immagini delle reperti archeologici, insomma, di seguito. In quel sito vedrà la realtà di quel sito, però ci sono testimonianze, documenti, le immagini, per morire il grano. Vedrà queste immagini, ma per capire praticamente la tecnica, come si lavorava con quelle immagini e qual era l'uso di quelle immagini, fino a quanto tempo sono state utilizzate, perché sono state utilizzate fino agli anni 50, c'è un percorso storico che va dall'uomo coltivatore fino ai nostri giorni, quella lunga storia che non è mai terminata per millenni, 50 anni ci divide da quella lunga storia alla realtà di oggi. In tutto questo percorso il museo etnografico e dovrebbe, perché poi ci sono tante difficoltà all'interno dei musei, dovrebbe essere praticamente il luogo in cui questa lunga storia si mostra minutamente in tutti i particolari e con gli attrezzi, con le tecniche e l'evoluzione che si è avuta nel territorio. E allora, se in questo percorso, perché anche, parliamoci di altro, tra assessorato agricoltura e assessorato beni culturali, via di seguito, molto spesso questa interazione manca, è la realtà dei fatti, è inutile che ci nascondiamo. È bene che si cominci invece ad aprire praticamente questo dialogo. È come se fossimo praticamente assessore e assessorato. Quando invece praticamente non si può parlare di agricoltura se non parliamo di ciò che è la cultura del territorio. Per la cultura che bisogna conoscere, e chi la può far conoscere in tutti i suoi particolari, con le competenze, con le conoscenze, con gli strumenti, con i mezzi didattici di cui il museo deve praticamente attrezzarsi per comunicare con la comunità e con la scuola. Bene. In tutto questo discorso, secondo me, in questi incontri sarebbe importante la presenza anche di coloro i quali si interessano di museografia, sono responsabili dei musei. Scuola, musei, territorio, fattorie didattiche e le realtà che agiscono nel territorio, bisogna creare una rete tra queste realtà. Perché altrimenti, che cosa succede? Si va nella fattoria didattica, lì si deve realizzare il piccolo museo come così a casa. Si vedono solo questi attrezzi, non si conoscono le tecniche, né come la storia, perché sono stati utilizzati per millenni, come venivano utilizzati, il rapporto tra questi attrezzi e la comunità, l'evoluzione che si è avuta nella tecnica dell'utilizzazione di questi attrezzi. C'è tutta una realtà diversificata. Questa realtà diversificata trova giustificazione, trova possibilità di comunicazione, di conoscenza dentro il museo etnografico. Su questo non ci sono dubbi. Poi lei mi può dire, ci sono tanti musei etnografici dove ci sono gli oggetti e alla fine non si capisce niente. È anche purtroppo un problema che ci affligge, diciamo, da questo punto di vista. Però, da un punto di vista, diciamo, di obiettivo, il museo etnografico dovrebbe conservare e far conoscere la storia che va
da 10.000 anni fino ai nostri giorni. Il museo etnografico non è solo un museo di contenitori di oggetti di attrezzo, è un museo che dovrebbe, dico, dovrebbe far conoscere questa realtà nella sua evoluzione. E quindi molto spesso accade che pur visitando un sito archeologico, per dire, faccio un esempio, troviamo in tanti musei archeologici, nei siti archeologici, resto di macerie, di frantoi, di palmenti, eccetera, eccetera. Lì è difficile far capire per i bambini come venivano utilizzate, come si lavorava in quella struttura. Nel museo etnografico questo ciclo dovrebbe essere dimostrato in tutti i suoi aspetti, documenti, foto, video, tutto ciò che è elemento di comunicazione oggi con la società. Allora a questo punto, se noi riusciamo a creare una sinergia tra la scuola, il museo, la fattoria didattica, cioè la scolaresca che va a visitare il museo, lì conosce la storia, va nella fattoria didattica a contatto con il territorio e quindi i diversi aspetti di conoscenza del territorio, i diversi aspetti della, possono essere gli odori, la lavorazione dei prodotti, via di seguito. A quel punto c'è una concretezza, ma dalla storia, dalla conoscenza, all'esperienza del territorio, ma anche il modo di fare cultura per entrare sul sistema antiquario. Secondo il mio modo di vedere, è indispensabile. Questa articolazione di collaborazioni, io la seguo da Catania, c'è già, per cui in tutti i nostri percorsi io ho sempre bisogno di questa collaborazione, per cui se parlo di ceramica ho bisogno di questa collaborazione, non ho né le competenze né le... se parlo di mosaico, se parlo di... Poi stiamo cercando con l'aiuto delle fattorie didattiche che si specializzano di mettere in atto dei percorsi assolutamente per queste, in forza di queste collaborazioni, che non sono ludoteche, cioè non fanno, se noi siamo dentro 2000 avanti Cristo, come si la macina del grano non può essere quella che si utilizzava da parte dei romani o dei greci, ma deve essere macinato il grano come si faceva 2000 anni fa. Allora il reperimento con loro di quello che sono le, di fatto a Castelluccio si fa così, c'è una macina ritrovata, una pietra ritrovata con dove adesso 4.000 anni fa si macinava. I bambini macinano il fomento con, direttamente in quel momento come 4.000 anni fa, ma questa diciamo precisione di comunicazione con i bambini è dovuta al fatto di quanta importanza diamo ai bambini che non si facciano della comunicazione errata. E quindi se parliamo di 4.000 anni fa, bisogna fare il pane come si faceva 4.000 anni fa. Non esisteva il forno. Come si cucinava il pane? I bambini sono messi a cucinare il pane come si faceva 4.000 anni fa, senza forno, senza lievito. Ecco che là, l'entrare in un periodo storico, questo è il rapporto con gli insegnanti, ed è grazie a questa rete di collaborazione, ci permette di fare percorsi che da solo l'azienda didattica che fa 30 corsi non può fare questa specializzazione. L'azienda didattica che in un percorso sviluppa sempre pochi percorsi ma ben fatti, perché c'è questa rete, e chiaramente cambia moltissimo. Ora in questo rapporto con Caltagirone, con il Museo della Ceramica, con io devo parlare del cinema, io ho bisogno della collaborazione, parlando di un altro, della provincia di Catania, di chi si occupa dell'oasi del Simeto, che ha competenza, ha fatto studi, perché la scoperta del Simeto passa attraverso delle competenze che nel territorio, adesso appunto di un percorso sul Simeto, ha bisogno di questa articolazione, e anche lì Adrano ci sta aiutando, che ha un
un museo molto valido, quello che sono state aperte, trovate un po' conoscimento, che ci sta aiutando in questa maniera. Ecco, questo per dire, è molto più complesso di quello che si può pensare all'attività della didattica fatta seria, tanto che io non vorrei essere molto tecnico, però la rete si chiama delle fattorie educative, non delle fattorie didattiche, perché il termine didattico che viene dal greco implica un metodo pedagogico educativo che a noi non stava bene, perché la didattica implica che ci sia un maestro che sa e degli allievi che non sanno, cioè come se il flusso del sapere fosse unilaterale. I latini invece hanno parlato sempre di educare, una parola che è molto più vicina all'agricoltore, perché educare è dire il bambino è un seme che diventerà un albero, una pianta, e io questo, in questo seme c'è già tutto quello che dovrà essere. Io accanto a lui non devo realizzare forzatamente un qualcosa a cui io devo riversare ciò che so, ma devo far crescere un seme. È il lavoro di un coltivatore, l'insegnante ha un lavoro più dedicato di quello del coltivatore, perché il coltivatore dal seme sa che quello sarà un posto d'oro. L'insegnante da quel seme non sa cosa verrà, lo scoprirà accanto a lui giorno per giorno. Questo lavoro è l'educazione, per cui si chiamano fattorie educative, perché vogliono riconoscere questo modo di approcciarsi col bambino nell'azienda didattica in collaborazione con l'insegnante. Questo è il lavoro entusiasmante che puoi fare. Dai, in cui didattiche, no? Appunto. Non didattiche. E difatti vedrete che anche nel linguaggio usiamo la parola esperienza, non usiamo le nozioni. Perché esperienza vuol dire che io tocco con mano, verifico, uso possibilmente tutti i sensi. Coinvolgere il bambino. Lui partecipa, lui è attivo e l'azienda didattica vi favorisce rispetto alla classe, perché nella classe è molto più difficile che possa essere coinvolti con tutti i sensi, come quando, come fate a parlare della fertilità del terreno, elemento importantissimo, perché c'è un problema di desertificazione, se tu lo fai camminare sulla cacca di asino, toccare, vedere, sentire, loro, e ce ne vogliono dei discorsi, non lo dimenticherò. Ma questo vale su tutte le esperienze che fa. Per esempio, il bambino che cammina in classe, come fa a camminare? Cammina, è la nostra vita, è un cammino continuo, che ha delle difficoltà, delle prove da superare. Nella fattoria didattica il bambino cammina, affronta delle prove, fa delle esperienze, fa una fatica. Questo ha un valore educativo enorme, che purtroppo i bambini oggi sono immobilizzati in classe, immobilizzati a casa, immobilizzati nei mezzi di trasporto. Il bambino è immobilizzato, poi a 14 anni sarà immobile nei confronti della vita. Invece il camminare, l'affrontare prove, il vivere esperienze. Ma come facciamo a far imparare il bambino, a farlo giocare imparando? È molto più facile una fattoria didattica che io lo faccia far fare l'esperienza, anche quella della cacca dell'asino giocando, che sia un gran bel gioco l'imparare. Siamo più vicini specialmente con i bambini piccoli, prima, seconda, terza elementare, in cui l'imparare col gioco ha un grado anche di memorizzazione, di capacità di far proprio quella esperienza ad alto livello. Quindi la fattoria didattica aiuta in un dialogo ben fatto, come quella della proposta del Ponte dei Bambini, veramente aiuta, i due mondi si aiutano reciprocamente.
nel raggiungere quel risultato che vogliamo tutti, una adulti formati alle sfide che li aspettano negli anni futuri. Volevo parlare meno io. Sono fatto bene. Grazie Lorenzo, era necessario che ti dilungassi. Io volevo parlare di un'esperienza che ho visto con i bambini della quarta elementare e ho avuto modo di vedere appunto che l'esperienza diretta e quindi la fatica del camminare ha fatto sì che quelle giornate fossero per loro una delle giornate più belle della loro vita, eppure è stato faticoso perché hanno lavorato, perché si sono impegnati. Alla fine è stato un lavoro che ha interessato un intero ciclo culturale, e quindi che ha visto il passato, il presente, il passato e il presente, però ho avuto modo di apprezzare i lavori fatti dai bambini che hanno interpretato quella il passato e il presente in una maniera viva. Cioè, come diceva il dottore Acquaviva, il passato, cioè la vecchia macina, il modo di lavorare, l'espressione anche del disegno dell'asino, la fatica dell'uomo, cioè il fatto che loro abbiano vissuto questa esperienza gli ha permesso di raccontare poi nel disegno, cioè hanno raccontato nel disegno un'esperienza attiva, un'esperienza che impressiona chi vede quel disegno. E quindi appunto ecco l'importanza del bambino che va in campagna, del bambino che va che vive l'esperienza con il facendo, toccando. Ed è importante, come diceva anche il dottore Acquaviva, che bisogna mettere insieme competenze e professionalità, ma mettere insieme anche a sistema tutto ciò che gira attorno a quell'argomento e quindi nella completezza dell'argomento. Adesso io cedo la parola al dottor Giglio, ispettore dell'IPA di Siracusa. Mi spiace di non poter essere arrivato prima, ma ho avuto altri incontri con altri agricoltori che hanno problemi in questo momento un pochino più delicati, e la cosa che mi dispiace di più è non aver poter seguito tutto l'intervento di Lorenzo Cunzolo. Ne ho sentito una parte, ma sicuramente è stato arricchente per tutti, perché e mi hanno fatto venire un po' un rimorso di coscienza, perché io 13 anni fa lasciai l'assistenza tecnica per seguire la carriera, diciamo, dell'ispettorato agrario, intraprendere un'altra strada. Sì, quello che ho fatto l'assistenza tecnica mi è servito da tesoro, ma ogni tanto rimpiango quei tempi, perché il rapporto con gli agricoltori è differente. Quindi, alla luce di quello che ha detto Lorenzo, chiaramente ci ha arricchiti, soprattutto voi, ma io in parte sono stato arricchito dal sentire queste cose, dal ritornare a vivere cose a cui spesso non diamo importanza. Alla luce di questo, magari molti di voi già ne abbiamo parlato della legislatura quando abbiamo fatto l'incontro, cioè sulla procedura dell'accreditamento, della differenza tra azienda didattica e fattoria didattica, di le UDE che ci vogliono, gli animali, le UBA, cioè io sorvolerei e continuerei un pochino, a meno che non ci sia qualche richiesta particolare, di andare a riprendere queste cose, perché oramai la procedura, cioè conseguito ora l'attestato, dovete fare la richiesta all'assessorato per avere l'accreditamento, ci sarà una commissione che valuterà, non sappiamo ora questa, alla luce del riordino, chi sarà delegato a valutare le vostre richieste e quindi poi a farvi l'accreditamento o come azienda didattica o come fattoria didattica. Però la cosa veramente importante è non so se si è detto prima sul ruolo dell'azienda didattica o fattoria didattica o educativa, come diceva Lorenzo, che forse c'è il tirar fuori dal ragazzo tante conoscenze che venendo in azienda si possono tirare fuori. Cioè,
veramente nei nostri campi noi calpestiamo civiltà, calpestiamo storia e non ce ne accorgiamo. Girando per i campi, girando anche soprattutto perché i nostri avi non è che si dovevano difendere, la prima cosa che cercavano erano dei posti sicuri e andavano nei posti più impervi. Penso, io voglio citare dei luoghi che alcuni di voi conoscono, dove le nostre civiltà crescevano, cioè Cava Grande del Cassibile, le necropoli che ci sono su Cava Grande del Cassibile, che sono testimonianze di come l'uomo si insediava in quei posti. E altro posto, la zona della necropoli di Castelluccio, cioè altri posti che sono veramente dove c'è la storia, dove c'è la nostra storia, cose che altri non hanno. E in tutto questo discorso storico, qual è il ruolo dell'agricoltura, qual è il ruolo dell'azienda didattica? Sì, è importante, c'è anche l'opera svolta dal dottor Acquaviva. Io non ero mai stato a Buscemi, ci sono stato un paio di mesi fa, occasionalmente, e qualcuno mi disse: vai a visitare il museo di Buscemi, il museo vivente di Buscemi. Sono stato, dice, beh, ce lo facciamo in un'oretta. Siamo stati 4 ore e alla fine ci siamo ripromessi di ritornare. La cosa che mi è dispiaciuto è quello di visitare un museo. Non c'erano persone in giro. Mi corregga, dottor Acquaviva, mi pare che è spopolato oramai Buscemi da questo punto di vista. Però lì do testimonianza di un lavoro, cioè non lo conoscevano, ma da quel poco che ho visto ha fatto una raccolta, però sono raccolta di civiltà, di storia, di tutte le cose che sono morte, è come una natura morta, lì imbambolata. Invece nell'azienda, recandosi in azienda, cioè, con tutto il vedere quelle cose, come si diceva, cioè vedere lì, sì, c'è la storia, c'è un po' di conoscenza, ma il vivere nell'azienda didattica, nella fattoria didattica, veramente tutte le attività, anche l'esperienza di fare il pane, lo spiegare, il latte, cioè la ricotta, gli elaborati, cioè tutte queste cose nell'azienda. La vita del contadino, cioè per chi cresce in una città dove non sa che cos'è un albero, o perlomeno vede un albero ma pensa che sia lì soltanto per fare la pipì ai cani, ma non è quello il ruolo dell'albero. E allora nell'azienda didattica chi si appresta a volere essere deve suscitare nel visitatore, che può essere sia il bambino sia anche l'adulto, deve suscitare l'interesse, non venire lì a dare l'euro, i 2 euro per fare la cosa, ma deve suscitare l'interesse e la voglia di farlo ritornare e per capire veramente cosa c'è dietro un panino che mangiano a casa, dietro quello che c'è dietro un salume, piuttosto che voglio dire un preparato di ketchup o di maionese, cioè rispetto a tante cose. Allora, questo è il ruolo: legare la natura del cibo, l'elaborazione, legando tutti questi percorsi, come l'uomo dalla preistoria, ma perlomeno negli ultimi 2 secoli, l'evoluzione che c'è stata, che ci ha portato oggi, e che tutto quello che il progresso oggi ci ha portato è da prendere anche con le vie, da rivedere, cioè siamo andati troppo avanti anche a mio avviso con il progresso e spesso ci dimentichiamo di altre cose. Qui il problema a Palazzolo, io ogni qualvolta vengo in questo territorio sono felicissimo di ritornarci, ci vengo spessissimo con i miei amici anche a fare delle passeggiate in giro, perché qua uno vive ancora il problema del, cioè, vive l'agricoltura, vive la realtà agricola, la civiltà agricola. Ma Siracusa, Catania, Palermo, Messina, cioè le grandi città, il bambino che vive lì ha tutto programmato, organizzato, palestra, teatro, musica, eccetera, e non sanno veramente
cioè a mio avviso non vengono formati a cogliere l'essenza. L'essenza non è soltanto nei, ma bisogna viverne. Quindi la fattoria didattica, l'azienda didattica deve essere un momento in cui il visitatore, e dico visitatore perché anche l'adulto quando si rega in questa realtà e vede quello che è la realtà agricola, quella che è la civiltà contadina, quello che ha dovuto vivere, chi doveva, la fatica che doveva fare e come doveva inventarsi per conservare tutta una serie di prodotti affinché bastassero per tutto l'anno, quindi la manipolazione fatti in un determinato modo, senza che c'erano tutti gli additivi chimici, quindi con l'esperienza che l'uomo man mano ha messo a punto utilizzando il sale per fare avere quei prodotti della salamoia, oppure lo zucchero che si forma per avere le marmellate e quindi poter conservare delle frutte, e tutta una serie di cose che quindi far capire, vivere. Da questo punto di vista parlo io di un discorso che l'alimentazione, ma anche alcune cose che il significato che, come diceva Lorenzo Cunzo, aveva il modo come seppellivano i defunti, cioè mi pare le rivolte da dove arrivava il sole, di modo che cioè, ogni cosa aveva un significato nella storia antica questa. E quindi la formazione, cioè non, tutto quello che avete fatto non è che serve ad avere un bollino che mettete nel vostro sito e dice azienda didattica o fattoria didattica, ma bisogna informarsi, aggiornarsi, confrontarsi con gli altri, arricchirsi tutti insieme, perché non importa che cresca io come azienda del territorio, dobbiamo crescere tutti, perché la gente che viene dalla città, che viene dal mondo urbano, venendo nei territori rurali, nei territori agricoli, oggi va nell'azienda X, domani nell'azienda Y, e accresce le proprie conoscenze, differenziandosi e mettendosi soprattutto in rete. Cioè è importante, questo è un discorso che andiamo noi predicando, cioè da soli non si va da nessuna parte. È importantissimo il discorso della rete, è importantissimo il discorso di non tenersi per sé, non crescere da soli, non essere delle stelle, ma essere delle costellazioni. Cioè uno vede una stella e dice ma quando vuoi, beh, ma cos'è? Ha la forma di un toro, cioè ecco, tante aziende nel territorio che attirano l'attenzione, attirano i turisti, attirano, portano soldi e contribuiranno anche a far crescere l'economia e ad evitare che paesi come Buscemi, che hanno una storia, che si spopolano. Cioè il ruolo, a mio avviso, degli ambienti prettamente rurali, e qua noi abbiamo soprattutto la zona montana che è costituita, cioè dove c'è già oggi in un discorso prettamente economico è difficile per l'azienda agricola essere competitive, dove abbiamo le condizioni ottimali, i terreni fertili, tutto quello è difficile, ma diventa ancora più difficile in questi territori che di per sé sono svantaggiati, perché a 20 km da qui siamo in riva al mare, il clima è molto più mite, il clima è molto più, per cui diciamo le condizioni di vivibilità sono già migliori. Qua in questo territorio c'è l'inverno che è freddo, il gelo per buona parte dell'anno, la mattina, quindi, e la gente, i giovani soprattutto, perché oggi siamo anche nel mondo globale, sono portati ad andare via. Invece educare e formare i giovani ad amare questo territorio, a capire, ad avere e a sapere quali sono le nostre, la nostra storia, le nostre, quello che abbiamo da mostrare agli altri, quello che abbiamo da mostrare agli altri, veramente da un punto di vista culturale diventa importantissimo, ed il ruolo dell'azienda agricola, io direi meglio dell'imprenditore agricolo, perché noi guardate nel territorio abbiamo degli ottimi agricoltori, io dico, ma scusatemi, lasciatemelo dire, spesso e volentieri abbiamo dei pessimi imprenditori, perché abbiamo un mare di opportunità di crescita, un mare di opportunità di attirare e di valorizzare i nostri prodotti, cioè
A che serve un bollino? Un bollino non serve a niente. La cosa importante è saper sviluppare l'accoglienza, sapere sviluppare e soprattutto, come dicevo, attirare la curiosità da parte del visitatore affinché ritorni e ci sia quel passaparola e gli altri poi saranno anche stuzzicati a venire nei vostri territori, nei nostri territori. Grazie ispettore, non hai voluto dire che per avere il bollino ci vogliono determinati requisiti. No, sto scherzando, nel senso fattoria vuol dire che c'è la presenza degli animali, ecco. Perché no, nessuno si può imbrandare fattoria. Azienda didattica, fattoria ci vuole la presenza degli animali, quindi ci vogliono 7 unità bovini adulti all'interno dell'azienda, quindi. Cioè l'azienda, la fattoria deve sottostare a determinate regole, nessuno si può imbrondare, io divento fattoria didattica se non ho dei requisiti, anzi dei prerequisiti, ok? Sì, ma vi dicevo il discorso, a nulla serve avere il bollino da mettere sul sito, se poi dopo chi viene dice ma perché questa è una fattoria o perché è un'azienda didattica? Cioè il discorso è quello di infatti questo corso che avete fatto, lo scopo è stato quello, non tanto di dirvi la norma, ma di come accogliere, di come saper essere accoglienti. Grazie. Sindaco, un breve saluto perché so che lei deve andare via per altri impegni istituzionali. E grazie per averci ospitati ovviamente. Allora, buonasera a tutti. Chiaramente normalmente nella tradizione i saluti si fanno all'inizio, ma ora magari li facciamo alla fine, visto che sono stato impegnato in altre. In altri impegni che poi tra l'altro non si riescono mai a programmare la cosa. Tenevo soltanto a dirvi chiaramente i complimenti alla sezione operativa per l'iniziativa e per creare questi momenti che io li considero momenti di aggregazione importante, cioè mettiamoli in questo modo, momenti di informazione, quindi anche momenti di confronto, e come tale, quando c'è confronto, quando c'è informazione, c'è anche formazione, accrescimento di quella che è la cultura personale. Io la cosa che ci tenevo a sottolineare è che dobbiamo uscire definitivamente da questa situazione di isolamento in cui ognuno di noi è chiuso, perché prima ce ne rendiamo conto, meglio è per tutti. Siamo chiusi ognuno di noi in una situazione di isolamento, perché ognuno di noi pensa di essere autonomo, ognuno di noi pensa sostanzialmente di essere la migliore realtà del territorio, ognuno di noi ritiene di non avere esigenza, non avere necessità di confrontarsi con gli altri. Prima lasciamo questo modo di pensare, prima lasciamo questo orgoglio che è insito forse in noi siciliani, in noi meridionali, non so, diciamo se è una cosa da così, prima lo facciamo meglio è per tutti. Soprattutto oggi, a maggior ragione che ormai i soldi non ce ne sono. Ancora la gente continua a venirmi a chiedere facciamo quello, sì, ma come lo facciamo? Dico, c'è la disponibilità mia personale, della struttura, ma soldi non ne abbiamo. Oppure se ce li abbiamo sono in quantità ridotte, quindi laddove ne riusciamo a innescare sinergie tra l'ente locale e le associazioni e diciamo, gli imprenditori e le istituzioni scolastiche e tutti gli attori che vivono nel territorio, allora qualcosa la possiamo continuare a fare. E possibilmente con pochi soldi la faremmo anche meglio rispetto a quando c'erano i soldi, perché i soldi ci sono andati in testa, ora ce li dobbiamo dimenticare, non ce ne sono più, però ritorniamo un pochino a dialogare, a confrontarci e vedere quelle che sono le cose concrete che ne possono essere fatte, perché di cose ne possiamo fare, di idee ne circolano, quindi cerchiamo di concretizzarle e ne facciamole bene. Quello che il messaggio che vi volevo dare in questo momento, non perché chiaramente sono io, in questo momento vi dico che c'è un'amministrazione attenta, disponibile
a dialogare, a valutare chiaramente le cose che possono essere fatte, perché mi propongono tante cose, ma sono costretto anche in quello che è la ristrettezza del tempo a valutare le cose sulle quali poterci impegnare anche come amministrazione. Ma vi assicuro che il tentativo che come amministratore, come amministrazione facciamo è quello di prendere quanto più in considerazione nelle proposte che arrivano su un ventaglio abbastanza ampio, senza pregiudizi, proprio per realizzare delle iniziative. Altro messaggio importante, io ne leggo nell'ambito di questo manifesto il ruolo delle aziende fattorie didattiche. Io dico che è il ruolo dell'uomo, dell'uomo imprenditore, dell'uomo coltivatore nel territorio. Ritorniamo a uscire da quelli che sono i centri abitati, perché mi pare che l'uomo ci stiamo chiudendo troppo nei centri abitati, e ritorniamo nel nostro territorio. Perché laddove c'è l'uomo che presidia il territorio, tante cose vengono, diciamo, c'è la prevenzione al dissesto idrogeologico, all'abbandono, da tutta una serie di considerazioni, alla valorizzazione delle risorse che ci sono. Laddove non c'è l'uomo, e di questo sostanzialmente l'assessorato in maniera convinta se ne dovrebbe fare, diciamo così, ne portavoce nei confronti di quelle che sono le istituzioni superiori, pensa all'Unione Europea. Cioè sostanzialmente dobbiamo sì sostenere l'uomo, ma l'uomo deve ritornare a curarlo il territorio. Se ne gli diamo così che gli arrivano le risorse quando lui comodamente può stare a casa, è un disincentivo non solo alla produzione, ma è un disincentivo anche alla cura del territorio. E questo è quello che abbiamo registrato nell'ultimo periodo, voglio dire, se è l'ultimo quinquennio, l'ultimo decennio, non lo so, ma è questo quello che stiamo registrando, e oggi ne dobbiamo contrastare con forza tutti, istituzioni, ma soprattutto deve essere un, in qualche modo, un rivedere questa nostra cultura di stare lontani dalla campagna e fare le cose dal centro abitato, completamente le cose da casa propria. Alcune cose vanno fatte in campagna, realizzare, ritornando a fare i lavori manuali, perché c'è bisogno che il terreno si pulisca, e laddove non si ci può arrivare come mezzi meccanici si pulisca anche manualmente. Ma è la forza del nostro territorio. Se non riusciamo noi a curare il territorio, a valorizzare quello che abbiamo, ma chi dobbiamo aspettare? E chiaramente valorizzando il territorio abbiamo rimesso al centro di tutto quella che è una risorsa soprattutto delle zone interne, perché nelle zone interne i paesaggi, le risorse naturalistiche, poi laddove ci sono le risorse archeologiche, nelle aree museali, ma alla base abbiamo il territorio. E vediamo poi se riusciamo a vincere anche quel sentimento diffuso soprattutto nei turisti che arrivano di fuori, che guardano la Sicilia solo per il mare, perché chiaramente fino a questo momento la Sicilia è stata propinata per il mare. Sicilia è uguale al mare? No, Sicilia è uguale anche a zone interne che sono gran parte della Sicilia, perché se riusciamo a dialogare, io lo dico sempre ai miei colleghi amministratori, quando propiniamo la Sicilia non parliamo solo delle zone turistiche, quelle importanti dove c'è il mare, leghiamole al territorio, perché significa far rimanere i turisti di più nell'ambito del territorio e fargli lasciare la ricchezza. Vi assicuro che quelle, o in maniera organizzata o in maniera disorganizzata, che perché si perdono, entrano nel territorio e poi ne rimangono affascinati. Io arrivo al comune, o me lo dicono tutti per prendermi in giro, o evidentemente c'è un fondamento di verità, cioè evidentemente sostanzialmente dice: ma che bello sindaco, noi ci troviamo per caso a Palazzolo. E perché si devono trovare per caso? Perché forse probabilmente qualcuno ne ha operato all'esterno per dire la Sicilia è solo il mare. Ma dobbiamo essere noi a metterci insieme, a proporci e possibilmente a trovare i canali migliori per pubblicizzarci, perché anche questo è, non riusciamo a pubblicizzarci. Questa per incapacità soprattutto degli amministratori, perché non è che alla fine vi sta parlando uno che si ritiene di essere estremamente capace, sta parlando uno che ipotizza che si potrebbe fare qualcosa di più,
ma non aspettiamo che lo faccia solo il comune, facciamolo insieme, ed è questo nel vi assicuro che c'è ampia disponibilità. Per il resto, credo, volendo aggiungere un'altra cosa, che non può dimenticarsi che nelle aree interne c'è una situazione di svantaggio legata a tutta una serie di fattori naturali, e di questo mi pare un po' che lo stanno dimenticando ai vari livelli. Non si parla più delle zone nelle montagne, non si parla più, tanto è vero che ora ci hanno messo pure l'IMU, no, quindi per tanto tempo non si è pagato, no, ora si paga l'IMU sui terreni. Capisco che è un momento di difficoltà, è necessario che tutti partecipiamo un po' a risanare quelle che sono le finanze, però alla fine non si possono ricordare delle zone interne solo quando bisogna pagare, bisogna ricordarsi delle zone interne in quelle che sono nelle difficoltà naturali. Le difficoltà ce ne sono e noi dobbiamo fare capire, io da sindaco quando vado a qualsiasi incontro dico: guardate, sono un sindaco di una zona interna come tanti altri comuni della Sicilia, perché su 390 comuni quelli che siamo della zona interna siamo la maggioranza. Eppure è vero, però, e questa è una cosa che noi, che di questi, diciamo 300 ad esempio comuni che siamo nelle zone interne, ci vive una percentuale bassa di popolazione, perché la maggior parte si sono spostate nella costa già da tempo, dove ci sono situazioni, occasioni di lavoro, dove purtroppo si stanno concentrando sempre di più negli uffici, ed è anche un'altra cosa che io non riesco a comprendere, perché i servizi dovrebbero stare nel territorio. Ma sempre questo dico: non operiamo da soli, ma operiamo tutti insieme, perché alla fine, se abbiamo delle situazioni di svantaggio da un lato, dall'altro lato ti assicuro che abbiamo delle vere e proprie ricchezze che potremmo utilizzare meglio. Quindi buon lavoro, buona serata. Purtroppo non mi posso veramente ne fermare, perché mi aspettano a un pensionamento, ad una festa di pensionamento di una dipendente comunale che ha fatto 40 anni di servizio, e tra l'altro, siccome è una persona molto precisa, non mi va di farmi aspettare anche in quella circostanza. Buona serata.